Una bambina di 10 anni è stata investita da un'auto questa mattina mentre stava attraversando la strada in via Cardinale a Montefalcone del Sannio. Il conducente della macchina si è fermato subito a prestare i primi soccorsi, allertando il 118 che a sua volta ha chiamato l'elisoccorso dell'Abruzzo, che ha trasferito d'urgenza la bambina all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montefalcone per i rilievi del caso, ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Uno scooter e un furgoncino invece si sono scontrati a Campobasso, come vediamo nella foto del quotidiano del Molise, lungo via 4 novembre, all'altezza del distributore di benzina Eni. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, finito violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Cardarelli per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.